Siamo con Mirko Mitrione, fondatore degli Original Fans. Auguri cari supporters biancoverdi, oggi 17 anni. Cosa è cambiato? Cosa invece prevede il futuro per questi carissimi tifosi della Scandone? Innanzitutto grazie per gli auguri, che ovviamente estenderò a tutti i componenti del direttivo. Cosa è cambiato? Ma guarda, veramente sembra ieri, perché l'entusiasmo e la passione che c'era nel 99 c'è oggi. Cerchiamo appunto di dimostrarlo domenica dopo domenica, cercando di fare aggregazione, avvicinando nuove persone al gruppo, e diciamo che appunto l'entusiasmo è sempre quello del primo giorno, cioè io lo ricordo come se mo fosse il primo giorno e molte volte lo ribadisco ai nuovi. E voi siete il futuro, dovete portare avanti il nome di questo gruppo, non perché io mi sto facendo dietro, attenzione, indietro. Loro saranno la nuova generazione che porteranno avanti questo gruppo. Squadra oggi al gran completo con lo staff tecnico, questo è anche sinonimo che la Scandone ha fatto del gruppo la sua arma vincente quest'anno. Sì, sicuramente. Era quello che noi all'inizio del campionato chiedevamo. Innanzitutto una squadra che lottasse in campo e che dimostrasse quello che è lo spirito di noi irpini, cioè di lottatori, di lupi. E devo essere sincero, l'abbiamo visto dal primo giorno che sono arrivati. Lo dicevo prima dei vostri colleghi. Noi abbiamo fatto anche un incontro con la squadra quando le cose all'inizio non andavano bene, venivamo da un paio di sconfitte consecutive, però vedevamo che comunque in campo lottavano ed era quello che a noi interessava. Noi abbiamo cercato in quel momento di stargli vicino, di fargli capire che loro avevano il nostro sostegno perché vedevamo appunto che lottavano in campo ed è quello che noi chiediamo. Poi alla luce di quello non lo so se è stato propedeutico per questa striscia veramente impressionante di vittorie che non penso nessuno ad Avellino, ma in Italia si immaginava, e sono arrivate. E adesso veramente stiamo sognando, sogniamo ad occhi aperti e balliamo tutti insieme. Cioè io quello che chiedo alla cittadinanza in questo momento è di stare vicino a questa squadra, perché possiamo costruire un nuovo capitolo della nostra storia, della gloriosa storia della Scandone. E vinciamolo insieme, riempiamo il palazzetto, vinciamo insieme quante più partite possibili e stiamo insieme a queste persone che si sono, a questi giocatori che si sono integrati perfettamente nella realtà irpina. Quindi lanciamo l'appello ai tanti supporter avellinesi, ma anche della provincia, a riempire sabato santo contro Varese il palazzetto dello sport. Senz'altro, non penso che ci dovrebbero essere inviti a venire, perché una squadra che dopo vince da 11 partite deve essere come proprio un richiamo, cioè naturale, non c'è bisogno di fare richiami o appelli televisivi. La gente dovrebbe capirlo da sola, cioè c'è qualcosa che sta costruendo Avellino e la Scandone, qualcosa di importante per la città e per la provincia intera. Ancora tanti auguri Original Fans. Grazie, grazie mille.